È piaciuto e molto anche al ministro Giannini questo progetto denominato Scuole Aperte, ideato dalla Prefettura di Lucca nell'ambito del tavolo di lavoro permanente sull'educazione presieduto dal prefetto Giovanna Cagliostro. Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, Scuole Aperte dà la possibilità ai giovani di confrontarsi con l'aiuto degli esperti del tavolo su temi di grande importanza e attualità, come educazione alla legalità, educazione ai diritti umani, promozione della salute e di stili di vita sani, valorizzazione culturale dei beni artistici, laboratori didattici sui tempi delle dipendenze e del bullismo. Un percorso educativo da svolgere nelle ore pomeridiane che coinvolgerà tutti gli istituti superiori lucchesi. Nel pomeriggio potranno essere implementate tante di quelle attività che già sono in vigore, ma tutto il settore meccanico, in ambito cartario, la robotica, saranno tutti momenti qualificanti che potremo implementare grazie a questo progetto. L'incontro a Liti, arricchito dalla presenza del ministro, ha avuto come tema quello della comunicazione, con gli interventi di Fabio Galati, caporedattore di Repubblica Firenze, Marco Innocenti, capo servizio del Tirreno di Lucca, e Remo Santini della Nazione.